Buongiorno ragazzi. Buongiorno Melissa. Noi siamo sempre in Spagna, a Barcellona, e ci stiamo dirigendo verso Poble Español. Io mi sono appena reso conto di aver lasciato in camera l'SD di questa fotocamera infilata nel computer, perché ieri sera ho scaricato tutti i file. Meno male che ne avevo una di scorta. Casualità, perché non me la porto mai. Il tempo non è dei migliori oggi. Cioè, appena c'è brutto tempo qui non c'è nessuno fuori. Guarda, c'è altro dei pappagalli, c'è nessuno. Allora, Poble Español, popolo spagnolo, è un'installazione a cielo aperto, è un museo a cielo aperto che fu costruita praticamente nel 1929 per l'Expo e poi da lì è diventata una delle attrazioni principali della città di Barcellona. Praticamente che cos'è? Rappresenta su varie scale diverse alcuni degli edifici più importanti della Spagna. Ma sono sordi questi. Melissa, frega un carrello. Frega un carrello. Melissa, frega il carrello. A livello architettonico sembrano molto i nostri borghettini, quelli, i nostri borghi. Piccola nota a margine, le foto che sto scattando le sto scattando tutte utilizzando praticamente, cioè le sto scattando a mano libera, però sto utilizzando, o meglio, sto cercando di utilizzare tempi di scatto abbastanza lenti, quindi un cinquantesimo, un venticinquesimo, cercando anche di appoggiarmi dove riesco, tipo appoggiando anche la macchina in terra o appoggiandomi io da qualche parte, magari sorreggendola. Altrimenti sto utilizzando un pochino di più l'ISO o la F, perché comunque avendo il 24105 che ha l'F4 è abbastanza buono per quello. Te Melissa come stai scattando con la 1300D? Perché? Non sa le impostazioni. Un 160esimo F56 ISO auto. Però lei c'ha il 18-135 F3-5-56, quindi comunque quando zoom gli va da 3-5 a 5-6. Comunque anche lei sta utilizzando tempi di scatto abbastanza lenti, contando che è la 1300D e che se vai sotto i 125, un 125esimo di secondo inizia a venirti già quel micromosso che non recuperi, o meglio, cioè lo recuperi, però ma stai scattando abbastanza bene, dai. Chi mi sta guardando male? Chi? Chi? Mi stanno guardando male? Siamo all'interno dei giardini di Montjuïc, che si trovano sotto il castello di Montjuïc, che forse dopo riusciamo ad andare a vedere. E qui ci dovrebbe essere il teatro greco. C'è il teatro greco? C'è il teatro greco. Scusi, quando comincia lo spettacolo?
Nonostante il nome teatro greco, questo posto no, non è un teatro greco, è stato costruito nel 1929 in occasione, indovinate un po', dell'Expo. È stato costruito qui soltanto perché c'era già una cava e quindi hanno approfittato della cava e hanno costruito il teatro greco. Stiamo andando al castello di Montjuïc a piedi e stiamo passando per questo quartierino molto molto tipico e molto particolare, veramente bello. È uno dei momenti in cui vorrei avere il drone dietro, perché questa piazza qua, cioè piazza, questo interno del castello sarebbe fighissimo visto dall'alto. Questo castello è stato costruito praticamente partendo da una torre, perché inizialmente c'era solo la torre, poi nel 1640 mi sembra è diventato il castello che si vede oggi. Tra il 1800 e il 1960 circa è stato utilizzato per praticamente imprigionare i prigionieri politici e per fucilazione di massa, e poi dopo è diventato meta turistica. Questa qui era la torre che poi è diventato il castello che è ora, e questa qui era Barcellona del tempo. Ah, tra l'altro questo castello la domenica è gratis dopo le 3, quindi nel caso avete intenzione di venirlo a visitare, noi siamo venuti di domenica dopo le 3 e quindi vi garantiamo che è gratis. Ok, ci siamo spinti ancora più in su, ci siamo spostati e siamo al Tibidabo, che è il punto diciamo più alto che potete raggiungere se siete in zona Barcellona. Si trova a oltre 500 metri sopra il livello del mare e lo vedete anche semplicemente atterrando con l'aereo, lo vedete perché c'è una chiesa enorme che è quella che avete appena visto, e qui si può ammirare una vista veramente spettacolare. Via, niente sciurro, è saltata la corrente. Fine, più. No, è tornata la corrente, è attaccata. Mentre la Melissa prende i churros, perché lei è una churros dipendente, io sto cercando di capire come fare una foto, perché c'è veramente, veramente troppa foschia, ma veramente troppa. E anche facendo una foto, utilizzando una F abbastanza chiusa, quindi andando su F16 e cercando... Perché quando parlo o passo un aereo o suonano le campane? Sempre! Dicevo, sto riflettendo su come scattare la foto e se scattare delle foto. Effettivamente c'è tanta foschia. Secondo me non rende un cavolo. Comunque questo parco divertimenti alle mie spalle è un pelino inquietante. Cioè, è bello, è antico, però fa dei rumori inquietanti. Cioè, si sente scigolare, cioè non c'è la musica. Sentite che non c'è musica, no? Quindi si sente sotto. Siamo scesi, adesso siamo al Barrio Gotico, che è la parte più vecchia ma anche più tipica di Barcellona, e questa è la Barcellona che mi aspettavo.
Che diavolo è quella cosa là che c'ha lui? Non l'avevo mai vista. Ma che cacchio? È bellissima. Passeggiando fra queste vie che penso siano a rischio accoltellamento e furto proprio quotato a 1000, però è veramente figo, cioè fare qui le foto è figo. Il problema è che non posso farmi vedere che faccio le foto più di tanto perché mi guarda malissimo, anche mentre mi riprendo. Bene, bene, la nostra avventura spagnoleggiante termina qua. Io spero che quello che avete visto vi sia piaciuto, comunque nei vari video che vi ho portato, spero che gli scatti che ho fatto vi siano stati magari di aiuto. Durante i video non l'ho detto, ma mi sono portato dietro anche la Polaroid come sempre. Ho fatto diverse Polaroid di questo viaggio, come faccio un po' sempre quando vado in giro. Perché? Perché la foto stampata è il ricordo tangibile, più concreto e più immediato che puoi avere. Perché naturalmente tutte le foto in digitale, prima che le stampi, se le stampi, passa tanto tempo. Niente, concludo qui il video. Fatemi sapere qui sotto nei commenti qualcosa, fatemi sapere. E noi ci vediamo presto con un nuovo video. Ciao. Dobbiamo rimettere tutto nella valigia, anche la melissa deve andare in valigia. Casino, che casino!